ospite, accompagnati da Manuel Manima. Certo che le hai scelte proprio bene. Oggi ho fatto una selezione di quelle particolarissimissime. Grazie. Quindi adesso io vi lascio in compagnia di Manuel e di Ramona. State ben attenti perché vi insegneranno qualche trucco e vi daranno dei consigli per quanto riguarda le problematiche che possono essere durante la stagione fredda. Io vi raggiungo fra poco, invece vado a preparare tutti gli ingredienti per il nostro ospite, per il nostro guest speciale che verrà dopo, ci raggiungerà dopo. In questo periodo sicuramente avrete avuto problemi con il freddo e il raffreddore abbastanza. E il sistema immunitario si abbassa. Quindi la nostra saggissima Ramona ha deciso di proporvi il piatto che in questo periodo dell'anno è ottimale per salvaguardare le nostre difese immunitarie. In questo caso stiamo preparando una zuppa di miso. Siete abituati? Cos'è il miso? Il miso è un prodotto fermentato a base di soia. No, io almeno per chi non lo sapesse. Certo. Tu no, infatti non lo sapevamo. Lo si acquista nei negozi di alimentazione naturale, adesso anche nei grandi supermercati, nelle catene della grande distribuzione lo trovate. È la zuppa che si mangia normalmente quando si va in un tipico ristorante giapponese. Esatto, è vero. Perché poi mangiare la zuppa prima di ogni pasto fa molto bene, giusto? Esatto, riscalda il corpo e prepara il nostro stomaco e l'apparato digerente a ricevere in pratica il cibo che andremo a mangiare. Allora, per prepararla tenete conto di una tazza di acqua a testa persona e il rapporto è circa un cucchiaino da tè colmo di miso che viene sciolto con parte del brodo. In questo brodo abbiamo messo delle carote, abbiamo messo dell'alga wakame. L'alga wakame è un'alga ricchissima di sali minerali e che quindi vanno a rendere ancora più... La si trova anche lei nei negozi. Esatto, la trovate nei negozi o etnici oppure nei negozi di alimentazione naturale. In genere la cottura? L'alga wakame viene cotto per circa 10 minuti, un quarto d'ora e poi viene aggiunto anche un altro ingrediente che è il cavolo cappuccio. In 20 minuti è pronta, perfetto. Esatto. Dopo il 20 di agosto dobbiamo andare a cercare di evitare di raffreddare il nostro corpo. Con il cambio di stagione. E quindi, bravo. E poi andiamo a condire con il nostro miso che io ho già sciolto precedentemente. Ti puoi portare la pappetta da casa quando... Questo tu non ti devi preoccupare, dopo ti spiega. Ok, bravo. La cosa finale che andremo a fare sarà un tocco di succo di zenzero. Il succo di zenzero che si presenta così. E la radice è stata sbucciata, è stata grattugiata e adesso vado a strizzare proprio letteralmente nella zuppa il nostro zenzero. Lo zenzero è un riattivatore della circolazione, no, perché è molto fibroso, non è buono da mangiare. Non va messo dentro la zuppa. Il nostro zenzero riattiva la circolazione ed è anche un aiuto anche qui per la digestione. La zuppa è pronta. Questo poi lo affrontiamo mano a mano. Mano a mano, sì. Okay.